Ok, oggi andiamo a vedere un nuovo sentiero, nuovo, vabbè, per me è nuovo, che si chiama Barbatoia. Rieccoci, adesso andiamo a vedere com'è questo sentiero che si chiama Barbatoia di H. La strada è sempre la stessa, il sentiero è numerato come 214. Diciamo che da dove sono io, dal campeggio dove sono io, è abbastanza facile arrivarci. Sono due strade, quindi non c'è poco da sbagliare. Fatta, diciamo, un pezzo di quella che è la salita dal campeggio Casa dei Prati, che è la salita di via Colle del Reciso. Poi a un certo punto, 3 km, devi svoltare a sinistra per strada del Reciso. E da lì sono quasi tutte le indicazioni. Questo è il traverso che collega strada del Colle del Reciso all'imbocco dei sentieri. Ci sono diverse indicazioni anche sulla strada che uno può seguire con un po' di attenzione. Siamo di nuovo qua. Ok, adesso andiamo a fare il sentiero numero 214, chiamato Barbatoia di H. Qui le danno un po' tutte nere, sempre con la giusta velocità, con attenzione e insomma con prudenza, visto che è la prima volta che facciamo questi sentieri, è sempre dargli un occhio, è sempre meglio. Se ho fatto bene, diciamo, ho studiato, ho fatto bene, diciamo, i compiti, dovrebbe essere leggermente più pendente, un po' meno sassoso, e c'è solo un modo per capire se effettivamente è così: andare a vedere. Ciao a tutti, GoPro, arresta video. Quello è il 215 che abbiamo fatto l'altra volta, quindi proseguiamo. Ci troviamo questo ripidello scassato per andare a prendere il nostro sentiero, quindi costeggiamo e piano piano ce la dobbiamo salire. Mi sa che me la faccio a piedi. A dopo. Già una piccola scarpinata ce la siamo fatta, mi sa che ce n'è ancora un pezzettino, e qua Barbatoia ha deciso di farmi scarpinare, e voi sapete quanto io ami scarpinare. E lì c'è un'altra parete di pietre per andare a prendere il Barbatoia. Vediamo un po' se è lui. E sti cazzi, quindi ci tocca scarpinare o mi fa girare lo stronzo. Ma prova, resta video. Oh là là, in culo al Barbatoia. Poi arriverà il local. Ma perché sei passato di qua? Bastava girare di là. . 214 e chi t'è morto? Ok, mi c'è ancora un decino a sinistra. Dice proprio così, un decino a sinistra. Eccolo qua, in culo a te, Barbatoia, barba mia. Vabbè, ci siamo, mettiamoci all'ombra. Mi sa che l'abbiamo trovato, ragazzi. Grazie per il conforto morale. Facciamo il casco. Barbatoia start. Andiamo a vedere. È un po' più strettino, diciamo che... Vediamo se la sella è tutta giù. La sella mo è tutta giù. Però sembrerebbe meno roccioso nell'altro, quindi... Beh, mo vuoi proprio zero pietra? Abbi pazienza, Passiamo da tutta pietra a zero pietra. Mi sembra anche un'esagerazione, Stringe del secco, quindi un po' più pendente, quindi qua non appoggio un cazzo, inutile che l'appoggi lì, qua terra riportata, sentiero stretto, però al momento meno pietroso dell'altro. Le curve chiudono tantissimo,
però ce l'aspettavamo. Siamo sul Barbatoia. Barbatoia quasi pedonale, quindi è la mulattiera pedonale. Diciamo che nascono per i trekking. Vai là, qui non so come chiude, vedo la traccia di qua, se può fa così. Tendenza c'è, i freni servono quasi un cazzo. Ok, ci vuole calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Quei passaggini tecnici, ma diciamo tutta la portata, impicca un po', siccome è molto secco la ruota tende a scivolare, quindi le frenate sono molto lunghe, quindi conviene non prendere la velocità assassina, che non ti fermi. Barbatoia, in culo a te, mi hai fatto scarpinare. Non è male, un sentierino diciamo easy, ripeto, un po' sdrucciolevole perché è veramente secco secco, un po' strettino, vorrei lasciare andare ma c'è un po' paura che poi non la freno, eh. E so cazzi se non la freni. Il Barbatoia, bello bello. Ok, in effetti è molto meno pietroso, è più stretto, sdrucciolevole perché è troppo secco. C'era un punto di massima pendenza che effettivamente se ci arrivavi veloce o hai un controllo esagerato o finisci fuori. Barbatoia, ecco qua, due pietre trovate, meno male, va? Ancora un paio di pietre, ma... passaggio su pietra, niente di che, facciamo solo scorrere un po', qui andiamo a giocarci anche a tutta dritta, qui mi sa che è a largo, ah, sì, a largo, passaggio su pietra, passaggio su pietra, diciamo qua l'insidia maggiore è proprio il terreno un po' sdrucciolevole, ma per il resto il DH è che ogni curva puoi stamparti contro un albero, è molto stretto, quindi non so come fanno i puristi della velocità. Dai là, qua largo e via. Stretto e sdrucciolevole, ma sentiero merita.
ogni curva non so come la chiude, quindi devo fare quasi qui un po' più su, allarghiamo, neanche troppo, pensavo chiudesse a sinistra, invece poi là, è qua. No, dai, ce l'hai fatta. Ah, qui c'è un po' di pedalato. Pedalato. Secco secco. No. Nel dubbio allarghiamo. Bello sto pezzo qua, guarda che bello. Siamo proprio immersi nella natura, incontaminata. Mi sa che il sentiero è finito, mi sa che il ritorno sarà bello inculato. Siamo nella natura e lì c'è da salire. Ok. Curva molto stretta, ma siamo belli questi passaggi. Diciamo, questo è un sentiero un po' d'escursionismo. Anche questo scorcio in mezzo alla natura non è male. Troppo pedalato, ma va bene. D'altronde uniamo le due cose. Allora, qualcosa mi dice che siamo all'arrivo. Questa è una traccia obbligata, non mi sembra che ce ne siano altre. Da lì non si passa. Ok, il Barbatoia resta un sentiero da fare carino, diciamo un po' più da escursionisti, ha una pendenzina insomma a tratti diciamo ingannevole, ha praticamente curve che chiudono, quindi se arrivi veloce essendo molto sdrucciolevole, perché adesso è veramente secco, diciamo rischi di non stare nella curva, però è bello da fare, bello, c'è un bello scorcio all'interno della parte naturalistica, direi che merita. Un'escursione la merita. Preferisco come andatura e come velocità quello che ho fatto l'altra volta, Serra del Pero. È vero che è più scassato, però una volta che hai capito alcune linee ti dà un po' più di, diciamo, velocità, è un po' più divertente. Questo è tecnico, tratti tecnico, ma da fare. GoPro, arresta video.